Andiamo a votare i cosplayer. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, Shakari. Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti ragazzi a questo nuovissimo video. Oggi ragazzi, come avete letto già dal titolo, andremo, perché lo farete anche voi nei commenti qua sotto, andremo a votare i cosplayer di Marina Comics and Game. È finito il Marina di Ravenna Comics and Game, e quindi ci erano i cosplayer, e quindi ovviamente andiamo con le votazioni. Chi sarà il cosplay e il cosplayer che prenderà il voto 10, ragazzi, soprattutto da parte vostra qua sotto nei commenti? Non lo so, lo andiamoli a votare subitissimo, ma ovviamente non prima che, come al solito, già lo sapete, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fate tutto il corso che dovete fare sempre. Dai raga, oggi lo dico già da subito ve lo dico che oggi voglio essere brutto e cattivo. Sul brutto già ci siamo, sul cattivo ci andrò a lavorare oggi, raga. Voglio proprio partire, il voto minimo che devo dare, proprio il più basso deve essere 1, proprio il più basso è da 1, il più alto 10, ma devo, oggi sarò proprio super stronzo e super cattivo. Quindi raga, chi si rivede nelle foto, non se la prenda male per chi sarà che si prenderà i voti bassi, però è così. Oggi super cattivo devo essere, raga, ci stanno oggi proprio flame oggi. Vabbè ragazzi, quindi andiamo subito a vedere i cosplay. Allora ragazzi, iniziamo subitissimo e vediamo questo primo Alastor. Ok, forse sarà l'inquadratura, ma la faccia non mi pare quel granché. Quindi raga, oggi pop cattivo, oggi pop cattivissimo, voto 4. Iniziamo subito a essere gli stronzi. Vabbè, mi dispiace, oggi per te Alastor 4. Andiamo avanti. E non so chi tu sia, non so quale è, però l'impegno c'è del vestito. Famo 6, dai, voto 6, andiamo avanti. Un Angel Dust un po' particolare, un po' così, però mancano le due braccia, la parrucca fatta un po' meglio, e niente raga, per te 4, andiamo avanti. Tu mi piaci, non... E dei Star Wars ho detto, come sempre ho detto, non ho visto per niente Star Wars, però mi piacciono questi personaggi così. Bravo, non so se l'hai fatto tu, l'hai comprato o l'hai rubato, però per te ti sei meritato un bel 7. Andiamo avanti. Questi invece sono dei geni, perché raga, la genialità va premiata. Secondo me questi sono dei geni che hanno fatto i go-kart così, col cartone. Mi piacciono molto, devo dire. Cosplay un po' così, però certo, se poteva fare i baffi Wario, però raga, secondo me la sufficienza se la sono meritata, perché hanno fatto pure il go-kart, raga. Ma famo 7 per loro due, voto di coppia. Per te Homer, pure queste sono la genialità. Homer che ha usato il pupazzo di Bart per fare Bart. Raga, la genialità per me 8, ci sta tutto, raga, mi piace. Andiamo avanti. Loro sono invece Shrek e Fiona, per voto di coppia per Shrek e Fiona 7, raga, 7, andiamo avanti. E questo è Demon Slayer, oddio, non ricordo come si chiama, Zenitsu può essere Zenitsu? Vabbè, comunque vada per gli occhiali da sole che fanno un po' così, però cazzo, una parrucca Zeni, dai una parrucca, non ci siamo proprio, voto 5, andiamo avanti. Per voi 4 invece, voto di gruppo, e una è Peach, l'altra credo sia di Genshin Impact, una è Arale, l'altra non so chi sia. Voto complessivo raga, qua si alzano i voti. Voto complessivo 8, il primo 8 del video. Andiamo avanti.
sempre Mario e Luigi, non sono gli stessi di prima, Mario e Luigi e lì che non so chi sia. Voto complessivo 7, andiamo avanti. E questa è Toga di My Hero Academia. Ancora c'è ancora, allora qualcuno di My Hero Academia ancora c'è. Andiamo avanti, ti devo dare il voto. Che voto te do? Te do un bel 7. Andiamo avanti. Il trio di non so se di Star Wars, non lo so, però sono ben curati, quindi voto 8 per voi tre. Andiamo avanti. Per te invece che ti posso dare? Ha fatto Iron Man, il Mark 1 credo sia. E andiamo oltre il robottone, ma oltre il robottone secondo me un 10 traballante, dai, 10 traballante si conferma come al solito a fine video. 10 traballante non è sicuro, eh? Andiamo avanti. Zoro che si vede solo la faccia, voto 6. Andiamo avanti. Lei è, non so chi sia, però il cosplay credo sia di Genshin Impact. Credo sia di Genshin Impact. Quindi voto 6 anche per te. 6 anche per te. Questo è lo Zoro, non è quello di prima, è un altro Zoro. Sta facendo l'esibizione. Voto per te, Zoro, voto 6. Voto 6. Una parrucca magari, però se fatti i capelli verdi e ci sta, però confermo il 6. Andiamo avanti. Tu sei, non so chi sei, non so chi è lei, voto 5, però la parrucca, l'attaccatura della parrucca mi piace, ma confermo il 5 oggi, dove sei proprio stronzo oggi. Andiamo avanti. Tu sei chi sei, la Madonna? Non so chi sei tu, con le orecchie da elfo, quindi credo sia un elfo. E voto 7, oggi con te sono proprio buono, 7. Andiamo avanti. Allora, uno è di Attack of Titan, ma non so che personaggio è, o forse è solo la giacca intorno, addosso. L'altra non so chi è, quindi voto di coppia, 6. Andiamo avanti. Per te anche voto di coppia, tu sei, che è un angelo, credo che sia quella di Ragnarok, può essere quella di Ragnarok, non ricordo come si chiama, la dea di Ragnarok, può essere, non ricordo come si chiama, però se non sbaglio è lei, l'altro personaggio che sta a fianco non so chi sia, può essere il portaborse, non lo so, però voto per te, credo sia quella di Ragnarok, Rage of Ragnarok, vabbè non so, voto per te 7. Andiamo avanti. Tu sei, non so, vieni direttamente da Mad Max, probabile è uscito il film Furiosa, se lo siete andati a vedere fatemelo sapere, direttamente da là viene, credo, può essere, no, steampunk può essere, però secondo me ci sta pure con l'uso di Mad Max, cioè come ci sta pure, voto 10 traballante, perché dettagli ce ne stanno parecchi. Andiamo con lo zoom, andiamo. Voto ce ne stanno i voti, dettagli ce ne stanno parecchi, guardate sto fucilone, poi anche i dettagli intorno del corpetto, il trucco, il teschio sulla spalla, il jeans rotto, secondo me 9 traballante, a fine video si conferma. Andiamo avanti. Jack Sparrow e Jiu-Jitsu, quello di Jiu-Jitsu Kaisen, non mi ricordo come si chiamano. Voto complessivo 7. Poi tu sei sempre di Genshin Impact, voto 6 per te, sufficienza 6 per te. Andiamo avanti.
Questa sta guardando, lei invece sta guardando l'infinità del cazzo che me ne frega, può essere. Infatti sta guardando di là l'infinità del che me ne frega. E voto complessivo per te, perché anche i steampunk hanno molti dettagli, devo dire. L'impegno, obiettivamente l'impegno degli steampunk ce lo mettono. Su questo non c'è proprio niente da dire. Grande, mi piace molto. Voto per te 7. Voto di gruppo per questi ragazzi che hanno fatto la gara cosplay. Oh, ma c'è anche Sunimao. Ciao Sunimao. C'è loro, questi ragazzi. Voto di gruppo, voto complessivo 8. Voto complessivo 8. Ma sono finiti, quindi bisogna confermare il 10 tra lei di, io chiamo quelli da Furiosa, quindi direttamente su steampunk di Furiosa, tra lei e Iron Man Mark 1 e lui. Secondo me andiamo oltre, io lo darei, chi possiamo fare raga, 10 tra lui. I robottoni hanno sempre voti alti, quindi io confermo il voto per lei. Confermi il voto per lei, raga. Complimenti, non so chi tu sia. Complimenti. 10 per te, che hai messo tutto l'impegno a fare questo. Nulla da dire anche contro Iron Man Mark 1. Tanta roba, raga, tanta roba, però ho voluto cambiare, oggi cambiamo le carte in tavola, cambiamo. 10 per te, perché l'impegno su tutto questo ce l'hai messo. E bisogna, basta elogiare solo i robottoni, elogiamo anche i cosplay fatti così, senza essere robottoni di 10 metri. Elogiamo anche loro, cosplay così, brava, brava, brava. E quindi raga, abbiamo votato il 10, ma fatemelo sapere voi nei commenti che voto date a questi cosplay che abbiamo visto prima, e se mi date ragione al 10 di lei, o se il 10 se lo meritava Iron Man o qualcun altro. Va bene ragazzi, noi ci vediamo ragazzi al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale, che prossime volte, prossima settimana, prossimi video ci saremo a Spazio Comics con altri cosplay, però piccolo spoiler sui prossimi video. Va bene ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale. Shokari!